Sì, l'illuminazione è quella che è una giornata nuvolosa e piena di foschia, per cui ci accontentiamo. Benvenuti viaggiatori, io sono Grizzly, Sacramento, California, maggio 2012. Elspeth Marr è una bambina di 6 anni e a scuola sta facendo ricreazione coi compagni. Una compagna che sta mangiando una mela all'improvviso comincia a soffocare perché le è rimasto incastrato un pezzo di mela in gola. Elspeth, che è una bambina di 6 anni, senza battere ciglio si alza, va dalla compagna, le fa la manovra di Heimlich, le libera le vie respiratorie e ritorna a sedersi come se niente fosse. Una bambina di 6 anni che ha salvato la vita ad una compagna di classe. E come ha fatto? Gli hanno chiesto come facevi a sapere che era quella la cosa giusta da fare. L'ho visto su Disney Channel. Come disse il buon Matthew Santoro, furba la Disney, questo è marketing, proteggere i futuri clienti. Ma scherzi a parte, questa sicuramente è una cosa molto positiva, un cartone animato, una serie TV per ragazzi, per bambini, che insegna a essere delle persone migliori, delle persone attive nella società. Sicuramente un valore aggiunto a quello che è il semplice intrattenimento di un cartone animato o di una serie TV. Vorrei parlarvi di questo, vorrei parlarvi di come molti cartoni animati del passato sono stati non solo una forma di intrattenimento, ma hanno anche cercato di essere una forma di educazione, magari per motivi differenti da quelli che ci sono attualmente, ma un po' come le cose si sono evolute nel corso del tempo. E lo farò ricordando alcuni cartoni animati della mia infanzia, in questo episodio di Diario di Viaggio on the Road, Operazione Nostalgia. Ho 44 anni, significa che sono un figlio degli anni 80. Quando ero piccolo io, tra i cartoni animati citiamo sicuramente i robottoni, come i prodotti di Gonagai, soprattutto Gigrobot d'acciaio e Goldrake, sono stati quelli con cui sono cresciuto, assieme a tutta un'altra serie di cartoni animati, e quantomeno non ho preso lezione di vita da questi cartoni animati. Penso che da Hiroshi avrei potuto imparare solo come lanciarmi da una rupe con la motocicletta, non credo che sia molto utile. O mettere un videocomunicatore all'altezza della minigonna di Miva, come direbbe il buon Stefano Piffer, Brighella! Ma scherzi a parte, nella seconda metà degli anni 80 e fino più o meno alla prima metà degli anni 90, moltissimi cartoni animati nascevano intorno al franchise di prodotti da vendere, prodotti come gadget, prodotti per la scuola, giocattoli, roba di questo genere. Cartoni animati che volevano essere degli spot pubblicitari pazzeschi di questi prodotti, dell'andare alla scoperta di questi prodotti, andare alla scoperta di questi giocattoli, giocare nuove avventure, eccetera, eccetera, eccetera. Ma non si poteva fare in modo di realizzare dei cartoni animati che fossero esclusivamente un gigantesco spot pubblicitario di quel giocattolo, di quel prodotto. E quindi si cominciò a infilare a viva forza una morale in moltissimi di questi cartoni animati. Sono tantissimi i prodotti della seconda metà degli anni 80 e prima metà degli anni 90 che sono nati intorno al franchise di giocattoli o gadget e che, per non passare per semplici spot pubblicitari, introducevano alla fine dell'episodio la morale. Quando non erano proprio delle cose educative, c'era una serie TV che seguivo alla fine degli anni 80, che purtroppo, ammetto, non mi ricordo il titolo, l'ho cercata in giro, se qualcuno se la ricorda lo scriva in un commento, perché mi farebbe tantissimo piacere riuscire a recuperarlo o comunque trovare informazioni su questa serie. Era in parte in live action e in parte cartone animato, erano dei ragazzi che vivevano delle avventure basate sulla scienza. Cominciava l'avventura, si arrivava al momento di tensione, nel momento di tensione si passava all'episodio in animazione, che era sempre con gli stessi personaggi, come se fosse un ricordo, un'avventura avvenuta nel passato. Ti ricordi quella volta che, infine, al posto della morale c'era per esempio una piccola lezione di scienza? Grazie a uno di questi episodi imparai a costruire un metal detector con una vecchia radio AM. Ma c'erano tantissime altre cose, era un po' il MacGyver dei giovani, ti insegnava tanti piccoli trucchi basati tutti quanti sulla scienza. Legandomi per esempio alla storia dell'introduzione, già i Super Amici, un cartone animato di Hanna-Barbera, aveva spiegato come fare la manovra di Heimlich. C'erano Batman e Robin che spiegavano come farla. Poi sempre questa cosa di rivolgersi agli adulti e ai genitori, c'erano anche messaggi interessanti. Ed era simpatico vedere come moltissime cose poi cercassero di dare una morale, di creare questo pippotto sulla morale, che fosse qualcosa anche di funzionale. C'era la morale su i men e i dominatori dell'universo, c'era la morale su She-Ra, la versione femminile, c'era la morale su G.I. Joe, che era una cosa che mi ricordo, in più c'era una morale su
sulla prima serie di cartoni animati Transformers. Solo che sulla serie che è andata in originale in televisione la morale alla fine dell'episodio non c'era. Questa parte era tagliata, poi furono introdotte su alcune raccolte in DVD, oppure sugli episodi di Transformers che andavano in onda sulle TV locali, cosa che ti lascia pensare un pochettino alle sorgenti degli episodi delle TV locali. Poi questi erano dei siparietti anche molto simpatici, persino Ghostbusters della Filmation aveva il siparietto finale con la morale che ti veniva raccontata da uno dei personaggi collaterali, la Schelevisione, questo teschio che conteneva lo schermo televisivo. Oppure c'era il cartone animato su Mr. T, in cui la morale diventava qualcosa di grottesco, perché dopo aver cercato di trovare una soluzione che prevedeva l'uso avventuroso anche della violenza, poi veniva fuori Mr. T, il personaggio in persona, a dirti che no, non era giusto utilizzare la violenza e bisognava utilizzare qualcosa di diverso, che per carità ci può stare di dire, insomma, questa però è una simulazione per divertirsi, ma non è la realtà va vista in maniera differente. Ci può anche stare. Ma il punto è un altro, l'intrattenimento, che voglia anche essere educativo, è un prodotto che è arrivato sino ai giorni nostri, e ora che abbiamo molte cose che devono essere politically correct sotto molti punti di vista, nella scrittura di un episodio di un cartone animato non c'è più semplicemente uno sceneggiatore, abbiamo il lavoro di psicologi infantili, abbiamo il lavoro di pedagoghi, abbiamo il lavoro di psicologi veri e propri, abbiamo delle cose che vengono studiate a tavolino per costruire qualcosa di educativo, di veramente funzionale. Persino nei cartoni animati che possono sembrare più stupidini, tutti quanti sicuramente ricorderemo il caso di Peppa Pig, del famoso episodio che spiegava di non aver paura dei ragni, che è stato censurato in Australia, perché in Australia metà dei ragni è velenosa e può ucciderti nel giro di 5 minuti. E probabilmente l'altra metà nel giro di un paio d'ore. Come dice il buon Richard HTT, in Australia tutto è velenoso, anche i sassi. Scherzi a parte, nel corso del tempo sono stati tantissimi i prodotti di intrattenimento per ragazzi che hanno avuto anche questa valenza educativa, sono tantissimi anche quelli sviluppati tuttora, ma vengono sviluppati in maniera tale, appunto, da lanciare un messaggio educativo che non sia semplicemente far vedere un'avventura e poi creare una stupidissima morale di 30 secondi alla fine dell'episodio, ma qualcosa di molto ben studiato. Ci sono moltissimi prodotti educativi, anche proprio di base, cartoni animati della Disney che vogliono insegnare l'inglese ai bambini in età prescolare, e sono delle cose fatte con una grafica che sembrano giochi della PlayStation di seconda generazione. Ok, ci può anche stare, perché saranno realizzati con prodotti per l'animazione, per fare l'animazione, con 2-3 click di mouse. Non so se si chiama Disney Magic English o roba del genere, pensavo si chiamasse così, ma in effetti Disney Magic English era un prodotto che vendevano su DVD, ma c'è qualcosa che fanno con lezioni di inglese sui canali Disney. Sono delle avventure molto semplici, ma fatte per insegnare al bambino determinate parole in inglese, ripetendo le parole, mettendole dentro degli esempi. Sono molto allegri e, pensandoci, guardandole con l'occhio dell'adulto, ok, alla fine è una cosa molto semplice, ma prova a scrivere 15, 20, 30, 40 episodi, un cartone animato in cui puoi insegnare 30, 40, 50 parole o frasi in lingua inglese. Non è solo una questione di fantasia, non è solo una questione di impostazione grafica, ma è anche una questione di studiare in che modo creare un'avventura che non annoi il bambino, qualcosa che funzioni, che sia di insegnamento, che insegni appunto per esempio l'inglese, o ad avvicinarsi a determinate situazioni, a non aver paura di determinate situazioni, e stiamo parlando solo di cartoni animati per bambini in età prescolare. Andando avanti ci sono moltissimi prodotti che hanno valenza e contenuto educativo, quindi diciamo che sicuramente molti cartoni animati che nascono anche oggi, soprattutto con l'idea di fare marketing collaterale, quindi di vendere i prodotti gadget, questo non è cambiato, anzi ancora di più si è potenziato il discorso di puntare non solo al prodotto d'animazione in sé, ma anche e soprattutto ai gadget, a quello che è il mercato collaterale. E l'idea di costruire qualcosa che possa anche avere un valore educativo sicuramente è un valore aggiunto, per cui io vi chiedo, ci sono stati dei cartoni animati nella vostra infanzia che non sono stati solo di intrattenimento, ma hanno anche avuto un valore educativo di qualche genere, oppure no, siete stati più appassionati o siete più appassionati di cartoni animati in cui tutto quello che deve succedere è l'avventura, le esplosioni, quelle cose alla Michael Bay, e i cartoni animati educativi sono qualcosa di guardato collateralmente, neanche ricordato più di tanto? Vi piacciono tantissimo i cartoni animati educativi? Ci sono dei cartoni animati che contengono valori educativi che mi volete segnalare? Non lo so, parliamone nei commenti qua sotto, oppure su Twitter con l'hashtag DDBOTR. Bene, io sono Grizzly, questo era Operazione Nostalgia. Come sempre vi invito a mettere pollice in alto, a condividere questo vlog, iscrivetevi al canale, noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti!